Ciao ragazze, credo che questo sia il video più atteso tra tutti quelli che ho mai fatto. Questo appunto sarà il video sul make-up dell'Astra con Boninci. L'Astra è una marca che potete trovare in moltissimi negozi di oggettistica, ad esempio, a volte si trova anche nei negozietti dei cinesi. Faccio due premesse, grandi quanto una casa. Non sto parlando di make-up che viene dalla Cina, perché l'Astra è un marchio 100% italiano e come potete leggere c'è scritto anche sullo stick Italy, Astra Italy. E secondariamente non sto parlando di una marca che produce make-up eco bio. Non è un make-up eco bio perché ha alcuni ingredienti ovviamente che non sono biodegradabili e che sono segnati come rossi sul biodizionario. Quello che dico sempre solitamente alle persone che mi chiedono: ma questo prodotto va bene, ha ingredienti rossi? Io non sono una talebana che compra solo prodotti eco bio. Certo, cerco di mantenermi ovviamente sempre sull'eco bio, ma ci vuole anche un po' di compromesso. Ovviamente se siete delle persone che usate solo prodotti eco bio, potete già chiudere questo video perché non fa per voi, perché questo make-up non è eco bio, però ha degli inci veramente molto accettabili rispetto a tante altre marche che si trovano in giro. E come ad esempio per l'Essence ci sono appunto dei piccoli trucchi che possiamo comprare che hanno un inci accettabile, così anche per l'Astra. E dalla mia ricerca è risultato che ci sono dei prodotti che hanno un inci accettabile. E ovviamente io adesso vi farò l'analisi dell'inci, così voi potete vedere insieme a me i vari ingredienti che ci sono. Io ho fatto una ricerca non solo sul biodizionario, perché vi ripeto, se un ingrediente è rosso sul biodizionario non è detto che vi faccia male, magari quell'ingrediente è rosso semplicemente perché non è biodegradabile. Ovviamente il biodizionario guarda non soltanto la compatibilità col nostro corpo, quindi se ci fa male o meno una cosa, ma anche la compatibilità con l'ambiente. Se siete ovviamente delle persone che preferite non inquinare, è chiaro che magari non andate a comprare questo make-up, prenderete qualcosa che va più magari su Neve Cosmetics, sul Color Caramel, che sono appunto prodotti certificati. E se invece siete delle persone appunto che cercate un giusto compromesso tra un prodotto che abbia comunque un inci accettabile ma allo stesso tempo comunque un piccolo prezzo, questo appunto è il make-up che fa per voi. Innanzitutto sono felicissima perché ho trovato un fondotinta che ha un ottimo inci, secondo me. Mi trovo benissimo perché ha un tocco molto asciutto, comunque adesso poi vi farò vedere l'applicazione. Il correttore ha un inci ancora migliore del fondotinta, quindi sono appunto cose che non sono per niente comedogene, che non ci fanno venire brufoli. E la terra ha anche appunto un inci accettabile, quindi questo sarà appunto il trucco dell'Astra per quanto riguarda la base trucco. Poi vi farò appunto un video a parte per quanto riguarda le matite, eventuali rossetti e tutto, che ancora non ho avuto modo né di testare né di controllare i singoli inci. E io ho mandato un'email all'Astra nella quale ho chiesto di mandarmi appunto tutti appunto gli inci dei loro prodotti, così che quando andavo a comprare sapevo già su che cosa mi dovevo orientare. Io devo dire che non sono stati molto cortesi, nel senso che mi hanno inviato gli inci di tutti i prodotti. All'inizio mi hanno chiesto di dirgli quali erano i prodotti che mi interessavano, però io ho detto che volevo che me li mandassero tutti. All'inizio non mi hanno risposto, poi li ho sollecitati ulteriormente e mi sono arrivati appunto 4 email con degli allegati, e per ogni allegato c'erano circa 20 prodotti. Io non credo che siano tutti i loro prodotti, tra l'altro alcuni di questi inci erano scritti male, non avevano la virgola, quindi ho avuto tantissimi problemi per analizzarli, però alla fine ce l'ho fatto, ho fatto appunto una cernita delle cose che potevano andare, anche se comunque oltre a quello di cui vi parlo c'è anche qualche cosina che va bene comunque se non siete diciamo troppo fiscali, però io ho preferito prendere le cose che avessero magari l'inci proprio migliore di tutti, anche se qualcos'altro era accettabile. Però insomma vi faccio vedere diciamo le cose che per me veramente ne vale la pena di farvi vedere. E innanzitutto parliamo appunto del primo e più importante, il fondotinta, perché non se ne trovano mai in giro che hanno un buon inci e un piccolo prezzo. Questo è in stick, questa sua scrivenza. Lo sfumate proprio un attimo
è lui già praticamente assorbito. E faccio anche un'altra piccola premessa: purtroppo nel negozio dove sono andata avevano una luce del cavolo e io non sono riuscita a capire bene che colori dovevo prendere, infatti sia il fondotinta che il correttore sono molto più chiari della mia carnagione, quindi vi consiglio magari di andare struccata e provarvelo con i campioncini che ci sono lì, perché io ho sbagliato comunque. Meno male che ho comprato anche la terra, che un po' mi va a coprire il biancume che ho con questi prodotti. E questo è il numero 31. E un altro piccolo appunto che devo fare: questo è il loro inci, non ve lo metterà mai a fuoco perché è scritto talmente piccolo che è praticamente impossibile da leggere. Infatti meno male che la stra mi aveva già mandato le liste degli ingredienti, perché lì è stato impossibile per me leggerlo. Poi sono andata a casa a controllare con la lente di ingrandimento per confrontare, vedere se c'erano stati qualche cambiamento. Non ce n'erano stati, quindi sono stata comunque fortunata che la stra mi abbia mandato quegli inci. E ovviamente poi vi faccio vedere l'applicazione sul viso. È asciuttissimo, assolutamente non è oleoso e resta sul viso tantissimo. Io lo paragonerei come durata a quelle mousse della Essence, che a me piaceva tantissimo, ma è strapieno di siliconi, proprio è solo silicone praticamente, silicone e cera. E questo ha la stessa consistenza, quindi si asciuga subito, è ottimo per chi ha la pelle lucida, è ottimo d'estate, è ottimo per chi ha la pelle impura, perché non è assolutamente comedogeno e si stende facilmente, ne basta pochissimo. Come quantità di prodotto qui siamo sui 10 grammi, quindi comunque anche una buona quantità. Poi dopo vi faccio vedere comunque l'applicazione sul viso, adesso vi faccio vedere un attimino l'inci. Allora, questo è il mio computer e questo è l'inci, che spero che riuscite appunto a vederlo bene. Al primo posto abbiamo questo ingrediente che risulta essere giallo sul dizionario. Io ho cercato in giro su che cosa fosse, è appunto un olio, su un sito appunto inglese ho fatto una piccola traduzione e ho scoperto essere un olio di origine appunto sempre chimica, quindi non naturale, proprio per questo è anche giallo. E leggermente non è proprio completamente biodegradabile, quindi per questo lo trovate giallo sul dizionario. E questo sito diceva appunto che non ci sono avvisi riguardanti proprio questo ingrediente. E si è stato approvato al 100% dal gruppo di lavoro cosmetico, quindi comunque si può usare all'interno dei cosmetici ed è un'alternativa più ecologica al ciclometicone, che appunto noi sappiamo che è un silicone. Poi abbiamo questi due ingredienti, questo è un altro olietto leggero, la cera ganderilla, vabbè, la conosciamo tutti, è un emoliente, questo polimeri macacrilate, qui non riesco a leggerlo, spero che voi lo leggiate meglio. Non l'ha trovato il biodizionario, ma sul sito My Personal Trainer ho scoperto che cos'è. È utilizzato in formulazione ad uso cosmetico con lo scopo di migliorare la texture del prodotto, aumenta così la scorrevolezza e riduce quindi l'ontuosità ed è stabile ad un range di pH molto alto. Si utilizza generalmente in concentrazioni superiori al 2% ed è un ingrediente sicuro, non provoca sensibilizzazione né irritazione e vi posso assicurare che non è neanche comedogeno, quindi sì, è di rilevazione chimica, probabilmente non è neanche biodegradabile, però non fa male alla nostra pelle. Il caprico capito trigliceride, anche questo un olio di derivazione è ricavato, non mi ricordo da cosa, io lo uso, ce l'ho anche, che lo uso appunto all'interno delle creme e dei cosmetici, ho usato anche nei prodotti eco bio, quindi va benissimo. La cera alba sarebbe appunto la cera d'api, il talco e la cera carnauba, e quindi qui abbiamo appunto le tre cere, la candelilla e la cera d'api e la cera carnauba. Sotto queste, in concentrazioni quindi minori, c'è la cera microcristallina. E anche questa appunto è una funzione di cera, e ho deciso di approvarlo nonostante la presenza della cera microcristallina, perché essendo l'ultima tra le quattro cere, sicuramente ce n'è in concentrazioni molto molto basse, e dal sito My Personal Trainer hanno stabilito che l'ingrediente è sicuro, inerte chimicamente, non provoca né irritazioni né allergie e non è neanche comedogeno. Io con questo fondotinta ci ho dormito per 3 sere, non mi è spuntato assolutamente nessun brufolo, quindi su questo ve lo assicuro io.
Nylon 12 è un opacizzante viscosizzante, sempre dal sito My Personal Trainer, migliora il tocco sulla pelle anche per favorire la dispersione dei pigmenti e per l'effetto matte. È considerato un ingrediente sicuro in concentrazione di utilizzo. E questo comunque sicuramente sarà giallo perché non è biodegradabile. Poi abbiamo un bel profumo, il tocoferil acetate, che è come il tocoferolo, però ha una concentrazione minore. Abbiamo anche l'aloe, questo lietto aloe europea che è praticamente olio d'oliva, e il prunus dulcis che sarebbe l'olio di mandorle dolci. Il fenoxietanol è usato come conservante, anche questo non produce nessuna reazione allergica né sensibilizzazione, semplicemente giallo perché non è completamente biodegradabile. Sotto troviamo appunto tre ingredienti rossi che sono il propilene glicolico, il decilene glicolico e il BHT. Questi due sono degli olietti che sono simili alla glicerina, però entrambi sono stati fatti appunto, sono sempre di derivazione chimica. Viene utilizzato in moltissime preparazioni, addirittura il propilene glicolico, che è questo, ma il decilene è più o meno la stessa cosa, però hanno nomi diversi, quindi sono entrambi comunque rossi. Vengono utilizzati per il liquido per sigarette, per sigarette elettroniche, quindi comunque vi posso assicurare che non è per niente un ingrediente che possa far male alla vostra pelle. Addirittura c'è chi usa il propilene glicolico anche nel dentifricio. E in ogni caso, essendo messi sotto il conservante, ce n'è veramente in quantità infinitesimali. E il BHT invece è un antiossidante, anche questo in quantità infinitesimali, perché è proprio sotto il conservante, addirittura sotto questi altri due oli, giusto appunto per non fare irrancidire gli oli appunto utilizzati. Quindi abbiamo questi tre ultimi ingredienti in quantità veramente piccolissime. Io comunque vi ripeto, magari per alcuni di voi l'inci non sarà accettabile, io ve lo faccio vedere perché è giusto che comunque siate voi poi a scegliere se comprare il prodotto oppure no. A me non sta dando nessun problema sulla pelle, io lo uso ormai sono 2 settimane, vi ripeto, ci ho anche dormito, mi sono trovata benissimo. Ok, adesso vi faccio vedere il correttore. Anche questo correttore ha il difetto che l'inci è scritto piccolissimo, ma proprio microscopico. Per fortuna, vi ripeto sempre, meno male che l'Astra mi ha mandato i suoi inci, perché sarebbe stato impossibile analizzarlo così, cioè gli va via la vista, proprio non ce la fa, e ci vuole una lente di ingrandimento bella potente. Questa è un'altra cosa di questa marca che non mi piace, perché comunque gli inci non si mettono così sui prodotti che tu non puoi neanche leggerli, non è trasparente. E meno male, vi ripeto appunto, che mi sono stati inviati a parte. Comunque, questo è il correttore, sempre di questo colore molto molto chiaro, troppo chiaro per me. Questa è la coprenza e ci vuole proprio un attimo per sfumarlo. Non fa assolutamente le pieghette sotto gli occhi, anche questo è un tocco molto molto asciutto, quindi va benissimo anche chi ha la pelle grassa, ma secondo me va bene anche per chi ha la pelle secca, perché comunque quel leggero appunto tocco emolliente, però senza andare ad appesantire. E io ho la pelle secca sotto, nella zona appunto del contorno occhi, e con questo mi trovo benissimo perché non mi fa assolutamente le pieghette. E questo appunto, come vi dicevo, è un inci molto più puro rispetto al fondotinta. Adesso ve lo faccio vedere. Ok, l'inci è tutto qui. E abbiamo appunto all'inizio l'olio di ricino, quest'altro olietto sempre verde, la cera candelilla, il caprico caprico trigliceride e la cera alba. Questi sono ingredienti che sono comuni anche al fondotinta. Il polimeri macrilate, ve l'ho detto anche prima, ho ricopiato praticamente la descrizione perché c'è anche appunto nel fondotinta. Poi abbiamo la cera carnauba, un po' di gel d'aloe, l'olio di mandorle dolci, questo è sempre l'olio di oliva, il tocoferolo e il conservante, sempre questo non è un conservante biodegradabile, quindi è giallo. E poi gli ultimi due ingredienti abbiamo il propilene glicolico e il decilene glicolico, che sono quelli appunto di cui vi ho parlato già anche prima. E quindi, come vedete, questo inci è anche molto più accettabile rispetto a quello del fondotinta stesso. Ok, in ultimo abbiamo la terra, questo invece è un inci molto più leggibile, infatti ve lo faccio direttamente vedere, eccolo qua.
Allora, parliamo innanzitutto, abbiamo il talco e il diossido di titanio e poi appunto incomincio a parlare di questo ingrediente qua, etilexilmetroxicinnamate, che trovate sul bidizionale come octilmetroxicinnamate, poi vi faccio passare magari il nome scritto qui o nell'info box. E questo appunto è un ingrediente che è inquinante, quindi lo trovate rosso sul dizionario. È un filtro fotostabile, quindi appunto di derivazione chimica, che vi dà una leggera protezione insieme al diossido di titanio, che appunto sapete che è anche un filtro non chimico ma fisico, quindi questa terra ha anche una leggerissima protezione solare. Quindi proprio per questo, se mettete questa terra, non andate a letto con questa terra ma risciacquate, perché comunque i filtri sia chimici che fisici vanno risciacquati una volta che non servono più. Poi abbiamo, vabbè, i coloranti, questi sono appunto coloranti, se non mi sbaglio erano tutti verdi, e sono comunque coloranti che addirittura vengono utilizzati anche con altre denominazioni per gli alimenti. E poi abbiamo l'idrogenate polidecane. E questo appunto è un isoparaffina, è un'alternativa migliore al silicone, quindi questo anche lo trovate rosso. E poi abbiamo questo qui, l'idrogenate, sul sito di My Personal Trainer c'era scritto che era sicuro per uso cosmetico, non è irritante e senz'altro non è comedogeno, come tutti i prodotti che vi ho detto, perché io li ho provati, ho una pelle tendenzialmente appunto impura e non mi hanno dato assolutamente alcun problema. E tra l'altro sull'angolo di Lola ho trovato che proprio lei ha scritto che questo ingrediente è molto più sicuro del petrolato ed ha un ottimo grado anche di purezza, quindi proprio per questo viene utilizzato all'interno anche delle preparazioni cosmetiche. E infatti molti lo mettono addirittura anche nel cibo, soltanto che non è appunto biodegradabile, quindi per questo lo trovate rosso ed è un sostituto, diciamo, migliore della paraffina. Tutto il resto degli ingredienti invece erano appunto ok sul bidizionario, quindi non ho bisogno di elencarveli. E in ogni caso vi rendo noto che tutti questi olietti o queste cere che solitamente mettono all'interno dei prodotti compatti, cioè il prodotto compatto è fatto per la maggior parte ovviamente di polveri, questi olietti servono semplicemente per compattare, quindi solitamente se ne mettono poche gocce, anche quando noi andiamo a compattare il nostro fondotinta minerale ne usiamo comunque poche gocce, cioè su un diciamo 15 grammi di fondotinta useremo 10-15 gocce appunto di questi olietti. E quindi appunto li trovate in piccolissime quantità, perché per la maggior parte è tutto prodotto in polvere e le polveri appunto che sono state utilizzate vanno benissimo. La scrivenza è questa, è una terra che ha comunque un colore molto naturale, perché io sono molto bianca di carnagione, quindi non mi piace usare terre molto scriventi. Ecco, come vedete anche qui non è poi tutto so scuro. In ogni caso ce n'erano tantissime colorazioni, addirittura c'erano anche con dentro dei pigmenti oro che davano appunto quell'effetto bello abbronzato. Se vi piace d'estate, queste magari messe con un pennello più grande, utilizzate appunto anche sulle gambe, danno quei bei riflessi. Ce n'erano veramente di tanti tipi, io sicuramente andrò a prendere qualche altra perché mi sto trovando davvero bene con questi prodotti. E questo comunque era tutto, e io adesso poi vi lascio il video registrato in cui vi faccio vedere appunto come faccio la base, quindi vedrete bene qual è la differenza quando avete questi prodotti e quando no. E in entrambi comunque questi due hanno una coperenza, diciamo, media, non troppo alta ma neanche troppo bassa, sono comunque prodotti molto validi, io ve li consiglio tantissimo. Comunque vi lascio al video registrato di come li applico e noi ci vediamo al prossimo video sull'astra per quanto riguarda invece tutto il resto dei prodotti, quindi matite, lucida labbri, rossetti e così via. Un bacione.